Ciao adepti! Allora, oggi affronteremo un serio problema che ha questo canale specifico ed è tutta colpa vostra. Guardando gli analytics, pare che io abbia il 93% di follower maschi e solo il 7% di femmine. E questo è un grave problema. E poi un ulteriore problema è che questi maschi sono anche pure abbastanza di mezza età. E quindi non ho futuro. Per cui devo cercare di allargare, come dire, la mia audience. E cosa ti ho pensato? Allarghiamoci all'hip hop. Con le altre faccio lo stupido. Ho bevuto troppo, è meglio se mi riportano da te. Ti ho colpita, sono cupido. Una tipa chic come te vuole un traboy come me. Così è esagerato. Così no, non traboy, dai. Questa era Sfera e Basta, perché voi non lo conoscete perché siete vecchi, voi dovete ascoltare la musica moderna. Però questa cosa qua mi ha fatto venire fuori un'intuizione che noi negli anni 90 ascoltavamo rap e hip hop. Perché non c'erano divisioni di genere? Cioè, non so, guardavamo Video Music e come apparivano i miei amici Raz, poco dopo arrivavano gli Articolo 31, no? Con Tocca qui o Prova questa volta ad ascoltare, oppure gli OTR, Frankie Hi Energy. Insomma, c'era tutto un mix e quindi noi ascoltavamo tranquillamente tutto, passando dal rock italiano al rap, al pop e via così. So che molti di voi storceranno il naso. C'è molti rapper, io adesso so già che questo canale sta boom, esplodendo tra i rapper. Faremo le canzoni acustiche dell'hip hop degli anni 90 e so che molti rapper già mi odieranno perché io partirei con uno che all'epoca era odiato, ma che obiettivamente io quando ero piccolo amavo moltissimo. E tra l'altro scambiai proprio la cassettina che conteneva questa canzone, che era Giovani Giovanotti, con un mio amico che aveva la sorella, aveva acquistato la cassettina di C'è chi dice no. E facemmo questo cambio e da lì è nata tutta la mia passione per il rock italiano, no? Ma io avevo acquistato, io, anzi mi avevano regalato su mia richiesta Giovani Giovanotti, che conteneva, ed era la prima volta che io da bambino sentivo questa roba che si chiamava rap, che i miei nonni, i miei zii sostenevano essere parlato, no? Dico, ma non c'è la melodia, parlano. Vabbè. La notte più bella si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato che sembra che dorma, e il buio la trasforma, le cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico, non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, e il giorno cambia leggi e cambia governi, e cambiano le estati, passano gli inverni. La gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. Yeah, oh yeah. E qua arrivano i Beatles. E questo è stato, nelle mie orecchie di bambino, il primo proto rap, chiamiamolo, che ho sentito. E dico, beh, è interessante questa cosa qua. Però poi è arrivato il rock dirompente, ma passarono un po' di anni e si riaffacciarono sulla scena le posse. Non so se voi avete mai sentito parlare delle posse. Praticamente le posse sono dei gruppi che facevano street art, hip hop, rap dei primi anni 90, almeno io li ho conosciuti in quel periodo lì. Con delle produzioni a volte artigianali, poi sempre più curate, si affacciarono per portare questa nuova musica che stava arrivando da oltreoceano. E chiaramente io ero un ascoltatore generalista, data la mia età, per cui mi ciucciavo quello che potevo ascoltare. Quindi, non so, gli Articolo 31, che sono usciti con Tocca Qui, che li passava a Radio DJ, me lo ricordo. Prova questa volta ad ascoltare, che era una mitragliata di parole,
restavi lì perché chiaramente non, fino al giorno prima non avevi mai sentito delle robe del genere, divennero mainstream con questa canzone dal testo che aveva un leggerissimo doppio senso. Oi Maria, ti amo. Oi Maria, ti voglio. Ed è tutta così. Se dovete suonarla con la chitarra, tornando indietro con la macchina del tempo, è tutta sol, do, re, do. Quindi avreste fatto un figurone allucinante ai Falò dell'epoca. Però siccome io devo implementare il tasso di femmine su questo canale, degli articoli 31, vorrei farvi un altro pezzo, un po' più femminile. E se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. E se domani un pensiero di ciò che era ieri ti richiamerà, tienilo con te perché dopo un giorno forse ancora se ne andrà. Non so dove mi porterà questa marea, a largo o a riva, non ho idea. Con qualcuno o se con te, non so domani neanche se sarò con me. Sembra un pezzo di Grignani fatto così. Gli accordi sono re minore settima, sol settima e do settima maggiore. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Qua, se uno fosse in grado di rappare, potrebbe fare un freestyle. Anzi, facciamo così: mi candido. Se qualche giovane rapper femmina, ninfomane con la passione per i cantautori, o in seconda battuta, qualsiasi persona che voglia fare un freestyle, volesse partecipare, scrivetemi un messaggio, mandatemi una mail o su Facebook, dove volete, insomma. E vediamo di fare un pezzo chitarra acustica. Io canto il ritornello e voi fate il freestyle sulla strofa. Allora vi do le varie opzioni. Allora c'è Domani degli articolo 31. Oppure c'è un pezzo meraviglioso. Frankie I Energy. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Questo pezzo qua è bellissimo, è un testo fantastico, sembra scritto ieri, è meraviglioso. Tanto che Marracash nel suo ultimo CD, nel suo ultimo album, ha rifatto questa canzone con un nuovo testo. E gli accordi, se la volete suonare con la macchina del tempo, ai Falò degli anni 90, sono Mi minore settima, Do settima maggiore, La settima e Do settima maggiore. Se volete dargli un carattere un po' più chitarristico, quando fate il Do settima maggiore, fate questo legato con il Do nona. Quindi viene. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me. Si sentono meglio. Che canzone, ragazzi, assurda, bellissima, bellissima. Poi cosa abbiamo? Rapper degli anni 90, c'erano me li ricordo, i Sottotono. I Sottotono erano un po' criticati perché facevano canzoni d'amore, ma erano fighe. Tipo c'era questa. Dimmi perché non so di sbagliato che c'è. Ora che ti sto amando, baby, dimmi perché non so di sbagliato che c'è. Non fermarti adesso, baby, perché non so.
sbagliato che c'è. Non fermarti adesso, baby. Tre accordi: sol settima maggiore, fa diesis minore settima e si minore settima. E poi sottotono avevano un'altra che mi ricordo che faceva: solo lei ha quel che voglio e sono io ciò che sta cercando. Anche questa sera, solo lei ha quel che voglio. Sembra un pezzo di Grignani anche questo. E solo io sto... Mi imbirlo con le parole, cazzo, perché non le ascoltavo da 30 anni. Comunque, questa qui è la minore. Solo lei ha quel che voglio. Re minore settima e Mi minore. Sono io ciò che sta cercando. La minore, tutta così. E poi c'era Neffa con i messaggeri della dopa. E che cantava Aspettando il sole, che era un pezzo bellissimo, e la voce era di Palma e faceva così: oggi non c'è sole intorno a me, salvami, risplendi e scaldami, voglio sole, cerco nuova luce nella confusione, voglio minore settima, la minore settima, do settima maggiore, re quarta nona, mi minore settima. Voglio sole, cerco nuova luce nella confusione, un guaglione. Che tuffo nel passato, raga. Comunque, ricapitolando, a parte che vi ho fatto commuovere, perché anche se ascoltavate rock, in realtà queste canzoni le conoscete tutte e magari avete fatto finta di anche amarle per provarci con qualcuno in qualche discoteca la domenica pomeriggio. E se qualcuno vuole prestarsi a fare dei freestyle, così facciamo dell'hip hop anni 90 con la chitarra acustica, una cosa nuova, non so se l'ha già fatta qualcuno, non credo, sono qua. Quindi dai, fatevi avanti, forza con i vostri freestyle, che vi aspetto armato di chitarra acustica.